Dopo Anchorage dovevamo andare verso la nostra prima crociera sui ghiacciai, che è l'unica che abbiamo prenotato direttamente dall'Italia, perché il luogo da cui parte è un luogo particolare, per cui perdere quella crociera significava far saltare parecchie tappe del nostro viaggio. Allora quella l'abbiamo prenotata direttamente dall'Italia. Per andare da Anchorage a Whittier, che è il luogo da dove parte questa crociera, bisogna fare il Turn Again Arm, che è una delle 10 o 3 seconda, strade più belle del mondo, e effettivamente è così. Turn Again si chiama così perché è un braccio di oceano che si insinua all'interno della terraferma, e dove anche Cook ha dovuto girare per tornare indietro perché non c'era sbocco, e quindi turn again vuol dire ti giri e torni indietro. E questa strada costeggia tutta la baia di Cook. Vai. E adesso vediamo alcune immagini e poi parliamo un po' del nostro ingresso a Whittier. Ecco, come vedete la strada costeggia l'insenatura e poi si allontana verso Whittier. Qui non dico niente adesso. Che abbiamo avuto proprio con questo scenario incredibile, dove le montagne e il ghiaccio si fondono e si congiungono al mare, che uno dice appunto, anche noi siamo rimasti un po' sorpresi perché non siamo abituati. Quando siamo andati noi, in quel momento c'era la bassa marea, quindi si notano delle zone scoperte dall'acqua. E ci sono molti cartelli che avvisano di non avventurarsi perché ovviamente ci sono sabbie mobili, per cui si corre il rischio di rimanere lì impantanato. Un'altra particolarità di quella baia è che invece, tu fermami quando vuoi, che invece c'è un'onda lunga che viene usata dai surfisti addirittura, perché può arrivare a qualche metro. Questa è la strada. Ci infiliamo nello stretto Pertugio, che sebbene ingentilito da una costruzione in stile scialle di montagna, respira un leggero senso di apprensione. Le ruote dell'auto scivolano sulle rotaie bagnate incassate nella pavimentazione in cemento. E piano piano, inesorabilmente, l'Anderson Memorial Tunnel ci inghiotte. Le pareti non sono nevicate o smussate. La pura roccia della Maynard Mountain si protende verso di noi, con gibbosità aspre e aguzze, da entrambi i lati della stretta galleria che ci troviamo a percorrere. Dopo una decina di minuti davanti a noi, compare l'ovale luminoso dell'uscita che si staglia netto sulla tenue illuminazione del tunnel. Riemersi dallo stretto budello, rimaniamo in silenzio. Meglio sarebbe dire che siamo ammutoliti. Se mai possibile, qui il tempo è ancora peggio. Anche qui ci risulta di difficile definizione. Davanti a noi l'ampio e desolato parcheggio per le auto che lasciano Whittier. Ma dove siamo finiti? Sbotta Roberto, che come me cerca di cogliere qualche segno rivelatore da quanto ci circonda. Chi può saperlo? Chiedere informazioni è impossibile. Intorno a noi non c'è anima viva. Poi, lentamente, il piccolo centro si svela davanti a noi. Sulla destra superiamo la lunga e stretta tettoia ricoperta con un telone cerato che fiancheggia le rotaie. È la stazione ferroviaria di Whittier. L'essenzialità e il senso di provvisorietà è l'emblema di questo luogo, dove nulla è per sempre. Qui gli esercizi commerciali sono aperti da maggio a settembre e nella stagione della pesca l'afflusso di pescatori raddoppia gli abitanti. Ma quando i negozi chiudono e le reti vengono tirate a bordo, i residenti tornano al loro numero naturale di 150 persone. Ed inverno, gran parte della popolazione risiede nel Beijing Tower, il condominio della città.
abbiamo visto il Turner Game Arm e noi abbiamo mischiato un po' le foto del giorno in cui siamo andati a Whittier con le foto dell'ultimo giorno quando siamo ritornati verso Anchorage, dove c'era il sole. Ma il giorno in cui siamo andati a Whittier c'era una pioggia. Una pioggia. Per questo... E poi a un certo punto ci siamo trovati a Portage, che devi andare o a destra o a sinistra, perché lì non ci sono molte deviazioni. E verso destra si apriva il cielo. E noi, caspita, dai che magari andiamo verso destra. Ovviamente all'incrocio dovevamo andare verso sinistra, dove le nubi, se possibile, erano ancora più nere. E per questo quando poi siamo usciti, come abbiamo visto prima, da... Questo è il tunnel, che è l'unico passaggio che collega Whittier al resto dell'Alaska. Whittier è una cittadina nata durante la Seconda Guerra Mondiale, perché il Prince William Sound, la baia antistante a Whittier, non gela mai per particolari condizioni climatiche. Quindi i militari l'hanno individuata proprio come punto ideale per costruire un punto di rifornimento per le truppe all'interno dell'Alaska. E sono loro che hanno costruito il tunnel, che inizialmente era solo ferroviario, perché altrimenti non c'era assolutamente nessun collegamento. Nel 2000, mi pare, l'hanno trasformato in tunnel misto ferroviario e automobilistico, no? Però, come avete visto, è una sola corsia, unica corsia. Quindi, ogni quarto d'ora, per esempio, all'ora, per un quarto d'ora, entrano i treni. Il quarto d'ora successivo escono le macchine. Il quarto d'ora successivo entrano le macchine. E l'ultimo quarto d'ora escono i treni. E quindi, e vanno avanti così. Infatti, nella nostra organizzazione dovevamo anche prevedere gli orari, perché altrimenti se fossimo arrivati in orario a perdere, fuori orario per perdere il nostro slot di un quarto d'ora, avremmo perso un'ora. Esatto. Stavi fermi in un parcheggio con la crociera che partiva, con tutte queste cose, quindi nei conteggi abbiamo dovuto tenere conto di tutte queste cose, sul chilometraggio, quanti chilometri medi avremmo dovuto fare in macchina, quel tipo di strade che c'erano e cose del genere. Mi ha appena risposto perché ero un po' angosciata dai binari del treno in macchina, ma ho ricevuto la risposta adesso. Anche noi eravamo angosciati. Il dubbio di vedere i due fari che arrivavano contro. Soprattutto siamo stati poi ulteriormente angosciati quando, proprio prima di entrare nel tunnel, c'è un cartello che ti dice attenti alle rocce. Come attenti alle rocce? Cioè, sto entrando nel tunnel, cioè, una volta che sono là cosa faccio? Proprio perché non è che hanno pensato, vabbè dai, diamogli una limata a sta montagna, che così insomma li teniamo un po' più sereni. No, c'è proprio la montagna che ti viene verso, sì. Chiaramente tutto in sicurezza, solo che un po' di pressione. Sì, fatto i militari, gli serviva loro, non è che dovevano fare cose belline, cioè dovevano passarci un treno e uscire, quindi il resto l'hanno un po' dettato. Per cui quando siamo usciti, come abbiamo raccontato anche nel libro, ci siamo trovati che, cioè, pensavamo di aver visto quanto poteva piovere, però quando siamo arrivati lì abbiamo scoperto che può piovere veramente tanto, ma veramente tanto. E nubi bassi, tutti coperti. Poi tu esci e stai andando a una crociera, quindi dici, vabbè, una crociera, diciamo che un po' d'acqua ti serve per far galleggiare una nave. E ti trovi in mezzo a una gola, circondato da montagne. E infatti lui ha detto, ma scusa, ma siamo sicuri? Perché voglio dire, magari abbiamo anche sbagliato. E invece il nostro navigatore, che noi chiamiamo Amerigo, mentre la nostra macchina fotografica si chiama Berta, perché così non stiamo lì a dire navigatore digitale, che è molto impersonale, e lui diceva, no, vai avanti, tranquillo, che Whittier lì. Infatti poi piano piano si è aperto un po' di porto e abbiamo cominciato a vedere la città. Abbiamo... Sì, un po' forte. Tanto che la stazione ferroviaria ha il telone, cioè proprio un telone di... E pensavamo di aver, pensavamo di aver superato, diciamo così, le difficoltà, ma dovevano ancora venire. Ma questo non ve lo diciamo, poi...